Stava sistemando delle lastre di marmo imbracate ad una gru quando, per causa in corso di accertamento, alcune di esse si sono mosse, inclinandosi e rovinandogli addosso. È questa la sommaria ricostruzione dell'incidente costato la vita ad Andrea Bascherini, operaio 54enne, impiegato nell'azienda Lapidia 2P Training SPA di Pietrasanta. La tragedia è avvenuta intorno alle 11.30, quando la vittima, insieme ad un operaio più giovane, stava lavorando nel piazzale dell'azienda, dove sono stoccate le lastre di marmo pronte per essere consegnate. L'unico testimone della tragedia è il collega, che è riuscito a scansarsi per un soffio, ma per Bascherini, conosciuto da molti come Buio, purtroppo non c'è stato scampo ed è rimasto schiacciato sotto il carico, morendo sul colpo. Alle 2P Trading è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Pietrasanta, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Per eseguire i rilievi sono arrivati nell'azienda i militari dei carabinieri della stazione di Pietrasanta e del comando di Viareggio, oltre ai tecnici della medicina del lavoro del RASL che hanno preso le testimonianze dei colleghi dell'uomo. Un operaio esperto, lo descrivono i titolari dell'azienda, appassionato di guerra simulata con armi ad aria compressa e di modellismo, che lascia una moglie e una figlia ad appena 5 giorni dopo il suo 54esimo compleanno. Sul luogo della tragedia sono giunti anche parenti della vittima e la segretaria generale della filea CGIL, Alessia Gambassi, visibilmente scossa per questa ennesima morte sul lavoro. C'è qualcosa di grosso che non va, sicuramente. Come dicevo prima, l'abbiamo detto tante volte, ormai sembra quasi un rituale di impotenza. Di lavoro non si deve morire, invece di lavoro si muore tutti i giorni. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero del comparto lapidio del distretto Apo Versilese per la giornata di giovedì.